Per questo studio sul film preferisco leggervi alcune interviste e brani tratti da libri direttamente scritti da Vittorio Storaro. Incomincio con questo. In quell'epoca Francis aveva appena riscosso un grande successo con Il Padrino parte seconda e i 3 Oscar ricevuti poche settimane prima gli offrivano la disponibilità finanziaria per affrontare una grande operazione come quella. Gli Oscar li ha presi nel 75, siamo in piena pre-produzione di Apocalisse. Il desiderio di chiamarmi a collaborare con lui veniva dall'ammirazione che aveva per Il Conformista, aggiungo, film del 1970 di Bernardo Bertolucci. Egli ha sempre amato il cinema europeo e in particolare quello italiano. Ama in special modo questo film di Bertolucci, lo conosce a memoria, in ogni minima sfumatura di sceneggiatura e di fotografia. Ne sa suonare tutti i pezzi musicali. A quel tempo avevo qualche perplessità su come avrei potuto inserirmi in una troupe americana. Temevo fosse quasi impossibile realizzare un certo tipo di espressione fotografica in una produzione troppo condizionata dalla gigantesca dimensione dell'apparato organizzativo. Teniamo conto che Vittorio Storaro era fresco di Novecento, il film di anche questo di Bernardo Bertolucci. Continua. La vicinanza umana e intellettuale di Coppola mi ha aiutato a trovare il modo di raccontare la storia. La lettura di Cuore di Tenebra mi ha suggerito come rappresentare la sovrapposizione di una cultura a un'altra. La mia risposta è stata la sovrapposizione di un'energia artificiale a un'energia naturale. In particolare modo, qual è stato il suo modo di lavorare con la troupe e qual è il suo contributo creativo specifico? Il maestro risponde: in genere il cinema americano tende a basarsi su una sceneggiatura molto ben strutturata e nella fase di realizzazione si segue fedelmente la traccia preorganizzata. In Apocalisse si presentò subito come un'avventura di tipo diverso, un po' per l'impostazione data da Coppola. Un po' per la mia partecipazione, un po' per la natura stessa del film. Era una scoperta continua, giorno per giorno, era una modificazione continua di noi stessi rispetto alla storia. Passare un anno e mezzo nelle Filippine, vestiti da soldati, a ragionare di giungla e di civilizzazione cambia le persone. E queste modificazioni in noi influenzavano il film, così come il tipo di film influenzava noi. Ecco, teniamo conto che Pestoraro è la prima esperienza di lavoro internazionale. Ancora, alla domanda, la sequenza degli elicotteri, sicuramente una delle più belle del film, riflette un lavoro di scrittura estremamente elaborato, che coordina piani ravvicinati, campi lunghi e balle varie. È stata tutta programmata a priori, oppure avete girato molto materiale e tutto è stato risolto in sede di montaggio? C'era una grossa preparazione da parte di Francis e dei suoi collaboratori per gli effetti speciali. La sequenza era organizzata anche dal punto di vista militare, oltre che da quello tecnico. Quando arrivammo nelle Filippine, Francis mi fece vedere uno storyboard filmato con l'attacco degli elicotteri disegnato e ripreso in CinemaScope, su cui era stata montata la musica della cavalcata delle Valchirie. Così era già definito il tipo di effetto che si voleva ottenere. Mi chiedevo se sarei mai stato capace di realizzare visivamente ciò che era preventivato, perché venivo da un cinema all'italiana che non è abituato a simili dimensioni produttive. Fino ad allora la produzione maggiore a cui avevo partecipato era stata Novecento, film basato tutto sui rapporti umani tra i personaggi e non sui rapporti tra culture e tra uomo e natura. Ecco, teniamo conto che la sequenza degli elicotteri è stata la prima ad essere girata
nella primavera del 76 nelle Filippine. C'è anche da dire che comunque c'era una seconda unità, questo l'ho letto da qualche parte, americana, perché qui c'è un'altra questione, non era facile per gli italiani lavorare in America, che ricordo disse che c'erano dei problemi di sindacati e bisognava avere affiancato alla qualifica, per la stessa qualifica, un lavoratore americano, quindi un altro direttore della fotografia doveva almeno fare la seconda unità. In questo caso invece Vittorio Storaro ha voluto la sua troupe e il materiale tecnico principalmente era di provenienza italiana. Per esempio le lampade della Quartz Color, che tra le prime aveva migliorato, aveva reso potenti le lampade a scarica, quelle dei light ad alta potenza. In molte sequenze c'è una luce quasi da giudizio universale, da apocalisse imminente, una luce inaugurale e fatidica ottenuta attraverso la commistione di luce naturale e artificiale. Questo scrive Bertetto che fa le domande. Vittorio risponde: l'interesse che avevo in quel momento era raccontare una storia attraverso il conflitto di due differenti nature, culture e tecnologie. La lettura di Conrad mi aveva suggerito la struttura centrale, l'analisi della sovrapposizione di una lingua su un'altra, una cultura su un'altra, una civiltà su un'altra. Come potevo visualizzare tutto ciò? L'idea realizzativa mi venne guardando il colore di un fumogeno utilizzato per richiamare gli elicotteri, sovrapposto al colore della natura. Era una contrapposizione tra due valori diversi, come quella tra un tramonto e un'esplosione al magnesio, tra un'alba e i grandi fari portati dagli americani nella giungla. La luce di una luna o di un falò è quella di un arco voltaico alimentato da un rumorosissimo generatore elettrico. Questo tipo di violente contrapposizioni mi ha suggerito quello che per me poteva essere l'idea centrale del film. Quindi energia contro energia, luci contro luci, colore contro colore. Adesso vi leggo quanto ha scritto Vittorio, adesso non mi ricordo su quale dei suoi libri, per sintetizzare questo ragionamento. Allora, l'energia naturale ha da sempre rappresentato una tale vasta gamma di possibilità di utilizzazione che diventa una scelta molto precisa il progetto di diffondere, riflettere, schermare, aggiungere qualcosa ad un raggio di luce solare. È un'operazione creativa sull'uso dell'energia che evita la sopraffazione della luce artificiale su quella naturale. Tentando di illuminare la natura con la sua stessa luce, si può rispettare qualcosa che è in noi, dentro di noi. La denuncia sul tipo di violenza che il colore artificiale opera sul colore naturale è un ulteriore tentativo di reintegrarsi con la luce stessa, guardarla direttamente in faccia senza più temere il mistero che nasconde e che fa parte di noi. Per guardarci dentro bisogna tornare ad una naturalità, a ciò che eravamo, siamo, saremo. Bisogna colorarci degli stessi colori per entrare, unirci, confonderci con essa, scoprendo così la coscienza che ci appartiene, di nuovo, veramente. Essendo la tenebra, l'altra faccia della luce, solo evitando di nasconderla, tentando l'unità tra le due differenti componenti della vita, si riuscirà a trovare il giusto equilibrio. Il viaggio di ricerca di noi stessi sarà il tentativo di rivelazione della nostra parte nascosta, riconoscimento dei colori a noi appartenuti, la cui somma armonica sarà forse la scoperta di una nuova luce.
film in which the cinematography really joined. Because my English at that moment was even poor than what is to now. And I remember I never had a problem with language about Francis. The last one is the possible, but it's not exactly the same thing. I think we're going to have to live with that because I'm okay. But Bicoro could not speak English, and I could not speak Italian. In fact, I could speak more Italian than he could speak English, so I was dealing with an extremely intelligent, creative person, and we had no method of communication, which sometimes provides a more pure form of communication. Vittorio was trying to deal with this enormous problem of logistics and helicopters flying so high that they weren't in the front, just coming up against a lot of tasks that were beyond our ability. We, of course, personally were continually worn down, and yet our friendship developed, and both with Vittorio and with Dean Tavallaris, the production designer. It was sort of the three of us in this together, but we did have like ambitions. Storyboard in America without Vittorio, and then we got his ideas and put them in the storyboard. If you talk to him about an idea that you think is pretty crazy, he'll take it and say, you know, if he likes it, he'll take it and, you know, make it even more elaborate and more daring. We approached the helicopter sequence first for logic reason, because we were afraid not to have the helicopter for a long time. We didn't know exactly each day how many helicopters we could have, so they thought, let's do the helicopter first, and so anything happened, at least we put on film that major sequence. After that major sequence, the movie told to us at which level we're supposed to perform. Any moment we were doing any single shot, even simple one, sometimes it's just a close-up. Behind that close-up, we maybe should put some color smoke. We maybe should put some Naples explosion. We maybe supposed to put some helicopter. So any shot, in any simple sequence, it become a major issue. Apocalypse Now, for me, even at the beginning, I was not clear how and why I can be into this kind of world. Soon I read the book from Conrad. I understood the main idea was an overimposition between one culture to another culture. Right away, I translate that kind of idea between two different energy, the natural energy and artificial energy. For example, it was very easy to show the natural light that was in the Vietnam against the artificial light brought by the American. For example, the big searchlights that they were using during nights, and the light made by the explosion. The Long Bridge was the last army outpost on the Nam River. Beyond it, there was only Kurds. I was trying to translate that conflict between two different nations, the two different cultures, two different civility, through a conflict of lights, lights and shadows, through a warm color and cold color, and so on. Put in conflict something that was not supposed to be in conflict. Security,
where there is not doubt that apocalypse now, like Earth or darkness, is a process of knowledge. It is a journey. And this journey is not only upriver, but is also a journey within ourselves. Vittorio's attitude was always, you know, well, Francis, we go step by step. You know, we just go one step and then we look and we do another step, and it was always that philosophy. Willard's journey comes to an end when he encounters the private army of Kurtz, who has made his base at an old temple in the middle of the jungle. For the important role of the crazed colonel, Coppola had cast Marlon Brando. As so many things in art, the portrayal of Kurtz is done through the nature of the materials themselves, and the fact was that Brando we had for a very little time. Brando is an extraordinary a man beyond his ability as an actor, but extremely, in a way, childlike person and mercurial and very difficult to pin down. And so we had to do what we had to do in a few weeks, and we were going to lose him. We just started almost in the dark with Brando's presence, and Vittorio began to experiment with, you know, how little could we show of him, partly because he was physically unacceptable for the role of a Green Beret colonel, and Brando is very shy about his weight and size, and so we knew that we were going to have to do this with illusion and a little sliver of light. And once Vittorio began experimenting along those lines, he himself began to create a way to approach it. I wonder, my hair's been cut off so long, and I think that I'll be bald. I'm afraid that I'll be bald when it grows back. I don't care, except that I don't want my family to see me bald. That close-up of Marlon Brando coming out from the obscurity and reveal himself step by step, point by point, ray by ray, is like coming out from a darkness. The visual feeling of a revealing of our own unconscious. What did they tell you? They told me that you had gone totally insane. And that your methods were unsound. Are my methods unsound? I don't see any method at all. I was asking to myself how I can represent this journey into our unconscious. And so I thought that maybe the only way is to represent the same structure of our own life with the structure of the light itself. So the journey into ourself the Willard is doing is the journey they could do within the color spectrum, starting from the beginning to end, into light to represent life. So that's why, for example, Earth of Darkness is being represented by the black. Black is the unconscious, is really where everything starts. And the first step is red, is the color of the blood. Orange is the color of the warm feeling of the family. Yellow is the consciousness. Green is the process of knowing, of knowledge. Blue is your intelligence as a human being. Indigo is your material power. Violet is your last stage in the human life. And the sum, all of this color, is the last one, is white, which means balance, which means equilibrium. Photography means right with light. So I was trying to write with light and with these elements, the colors, the story itself. After assassinating Kurtz, Willard's mission is seemingly over.
but Coppola had to decide whether to end the film simply with Willard's departure or to have him call in Strategic Air Command and then show the destruction of the temple. The original idea was blowing up all the temple, and we shot the blowing of the temple. Probably the most incredible scene ever done. Was shot with several cameras in VistaVision, in high speed, in infrared. Image I've done in my own life, in the editing process, in this Francis thought that maybe he doesn't need anymore to blow up the temple, because that was not part of the main concept. I think he was